Va ora in onda il culto evangelico valdese, a cura di Mauro Pons, pastore alla chiesa di Pinerolo. Care amiche, cari amici, benvenuti questa domenica, care sorelle, cari fratelli, ci ritroviamo qui per riflettere insieme sulla parola di Dio. Inizio questa domenica con una serie di riflessioni sul Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, e spero che questo ci dia la possibilità di comprendere la profondità teologica di questo autore evangelico. Iniziamo, come nostra consuetudine, invocando la presenza di Dio in mezzo a noi. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno effonde parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra e i loro accenti giungono fino all'estremità della terra. Padre, noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché ci hai chiamati ad una vita piena di senso, di significato, anche là dove possiamo essere colti da dei dubbi, dalle incertezze, là dove sperimentiamo qualche volta l'abisso del dolore. Tu in ogni caso sei presente accanto a ciascuno e a ciascuna di noi e ci ricordi la tua potenza attraverso la meraviglia di una vita che esplode intorno a noi, come in questo periodo. Anche se sentiamo i cupi suoni di una guerra, sentiamo che nel mondo la vita continua a rinnovarsi. Grazie a te, al tuo spirito, alla tua presenza. Amen. Thank you.
Nel Vangelo di Giovanni, i primi 5 versetti del capitolo 17 iniziano così. Gesù, dopo aver parlato a lungo con i suoi discepoli, alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te. Poiché gli hai dato autorità su ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutte e a tutti quelli che tu gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. L'autore di questo testo, forse bisognerebbe dire gli autori di questo testo, perché è il frutto di un lavoro di pensiero, di riflessione, di una generazione successiva a chi scrisse veramente l'Evangelo di Giovanni, cerca di raccontarci, attraverso questo episodio, qualcosa di importante sulla realtà della nostra vita quotidiana. Qui noi sembriamo essere sullo sfondo di quel palcoscenico. Il protagonista è Gesù, è un Gesù che prega, invoca il Padre e gli fa alcune richieste. La prima richiesta riguarda il riconoscimento. Gesù dice, in queste parole che abbiamo letto, che lui ha compiuto l'opera che il Padre gli ha affidato. Cioè, egli ha evangelizzato, ha predicato, ha annunciato la novità di vita con le parole e con gli atti. Ha richiamato su Dio l'attenzione del popolo giudaico e ha reso testimonianza pubblica del suo legame particolare, profondo, con colui che lui chiama non solo Dio, ma chiama Padre. Dunque, egli è il figlio e in quanto figlio vuole essere riconosciuto dal Padre. Perché? Egli vuole un potere, il potere di dare a tutti quelli che hanno creduto in lui, come figlio di Dio, di ricevere la vita eterna. Quando sentiamo questo termine, noi siamo abituati a pensare a qualcosa che accadrà nel prossimo futuro, in un futuro lontanissimo, tanto che appunto più di 2000 anni di storia del cristianesimo ci dimostrano che la vita che noi viviamo, è quella reale, concreta, e che questa vita eterna che forse attendiamo dal prossimo futuro è ancora molto distante da noi. In realtà, in questa invocazione, Gesù pensa alla nostra vita, quella che noi viviamo, alla vita dei suoi discepoli, quelli che lui sta per lasciare a motivo della sua morte. Pensa alla vita delle comunità che seguiranno la predicazione degli apostoli. Pensa, insomma, ad una Chiesa che vive nel presente e che ha bisogno di ricevere vita. Che cos'è per gli autori di questo testo la vita eterna? La vita eterna è la possibilità di riconoscere un legame profondo che ci unisce a Dio che è nostro Padre. Conoscere Dio
significa entrare in una vita che ha senso, significato. Una vita ricca, benedetta. Una vita che riceviamo attraverso Gesù, che appunto, in questo riconoscimento che riceve dal Padre, viene svelato come figlio di Dio, dunque come colui, dice il nostro testo, che è con Dio fin dall'inizio. Essere con Dio fin dall'inizio vuol dire che Gesù è colui che ha chiamato alla vita il mondo. Noi che viviamo in una situazione di grande difficoltà in questo periodo, in realtà negli ultimi anni, sentiamo il bisogno di essere rassicurati sul senso e sul significato della vita che ci è stata donata. Abbiamo bisogno di sentire che questa vita, la nostra vita, proprio la vita che noi conduciamo nella nostra quotidianità, nelle relazioni che abbiamo con i nostri parenti, i nostri figli, le nostre mogli, i nostri mariti, la vita che condividiamo con la nostra comunità di lavoro o la vita che conduciamo in mezzo alla nostra comunità, alla nostra chiesa. Questa vita è una vita che ha dignità, che ha significato. E chi ci dona questo senso di una vita vera? Secondo l'autore di questo testo è questo Gesù che prega. Prega per i suoi discepoli, prega per noi. Prega per loro che avevano bisogno di essere rassicurati e aiutati a sostenere le prove che dovranno affrontare nella predicazione del Vangelo, e prega per noi che oggi qualche volta ci sentiamo smarriti e che abbiamo bisogno di ritrovare la via e il cammino del discepolato. Amen. Avete ascoltato il Culto Evangelico Valdese, a cura del pastore di Pinerolo, Mauro Pons.